Ciao a tutti, benvenuti in quest'altro nuovo video della serie Kayak Fishing TV e oggi andremo a mettere sotto la lente di ingrandimento un kayak che ha fatto parlare di sé moltissimo negli ultimi tempi e stiamo parlando niente po' di meno che del Hobby Lynx. Come detto all'inizio del video, andremo a mettere sotto la lente di ingrandimento l'Hobby Lynx, un kayak che ha fatto parlare moltissimo di sé nell'ultimo periodo. Prima di iniziare il video voglio anche ringraziare Federico Potarelli e Bolzena Yachting per mettere a disposizione sempre questi gioielli. E Fede, vuoi aggiungere qualcosina prima di iniziare? Beh, grazie a te Matteo che sei qui a fare questo video. E Lynx è un prodotto che sinceramente ci ha messo in difficoltà anche noi, perché noi l'abbiamo visto in anteprima come dealer, l'abbiamo visto proprio nascere e quando ce l'hanno presentato abbiamo detto boh, che forme strane, che cosa strana, è piccolo, non c'è spazio, non c'è un gavone. E poi è arrivato in Italia, l'abbiamo messo in acqua e siamo rimasti a bocca aperta. Siamo rimasti veramente a bocca aperta, lo dico due volte. Quindi non perdiamo troppo tempo e iniziamo, via! Kayak piccolo, 11 piedi, 3,35 m, larghezza 91. È praticamente una piattaforma, come vediamo. Il peso è la caratteristica che colpisce, perché... Sentiamo un po'. 21 kg. Certo. Esatto, Hobby ha proprio lavorato proprio per avere un kayak facile da caricare e andare in pesca praticamente con 20 minuti, ma nemmeno, cioè veramente è tutto pronto e va in acqua. Ma non facciamoci intimorire dalle dimensioni un po' contenute rispetto agli altri kayak e al peso esiguo, ma questo kayak riesce a portare, a avere una portata di carico di ben 158 kg. Insomma, niente male per una piattaforma come l'abbiamo appena chiamata, che poi tanto piattaforma non sarà, lo vedremo più avanti. Prossima domanda. L'Hobby Lynx esce di serie col Mirage Drive 180. Il 180 sta per retromarcia, quindi... andiamo dal vivo velocemente, si tira la levetta e va a retromarcia. In più ha anche il kick up, quindi se prendiamo un ostacolo accidentalmente le pinnette si ritraggono e ritornano dritte da sole. Sì, perché pinneggiando avanzano e si ritornano in posizione. Incastro e disincastro dallo scafo per fissarlo praticamente con un click. È un click and go ed è già fisso. Si può spostare la lunghezza della gamba per poterlo usare praticamente con tutte le altezze, quindi anche un bambino oppure una persona molto alta può utilizzare questo pedale. Per quanto riguarda il timone invece? Allora, timone semplicissimo ma molto efficace. Tra le cose che mi ha colpito di più di questo kayak è proprio l'eccezionale manovrabilità. Un timone molto lungo per le dimensioni del kayak, la manovella posizionata direttamente sul seggiolino si può togliere velocemente così e si può portare a destra o a sinistra invertendolo col portaborraccia. Trasmissione o comandi direttamente su cavi d'acciaio, quindi una reazione veramente eccezionale. Un solo cavo per alzare e abbassare il timone, basta azionare così per alzare e per abbassare, semplicissimo. Allora, è uno scafo molto 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 semplice. Ha tante predisposizioni per poi modificarlo con tutti gli accessori di casa Hobby secondo che tipo di pesca vogliamo andare a fare. E quello che piace tantissimo è questo pad che praticamente contraddistingue questo modello qui e l'area praticamente davanti alla seduta totalmente aperta proprio per andare a posizionare tutto quello che vogliamo con scandagli, attrezzatura. Ma soprattutto il pad, ci ritorno, ti dice dai, alzati in piedi e pesca.
vai a spinning. Da non dimenticare anche la facilità del metterlo in acqua e portarlo via. Quello ti assicuro che andare in acqua è velocissimo, perché il seggiolino è fissato praticamente con soltanto due supportini dietro e due cinghie, e sullo stesso seggiolino è già collegato tutto il timone, quindi basterà sganciare il timone, si mette nel seggiolino, te lo metti in macchina. Sì. Seggiolino, timone, pedale e sei in acqua. Velocissimo. Secondi prima di entrare in acqua. Esatto. Jump and go. Esatto. Prossima domanda. Non è in polietilene, quindi non è costruito come tutti gli hobby kayak, okay. Ma all'interno c'è un monoblocco in schiuma, quindi è pieno, non è vuoto, e la costruzione è i-stack. Sicuramente a casa si staranno chiedendo cos'è l'i-stack. Allora, è un materiale innovativo, è un mix, diciamo, di fibre che rendono lo scafo molto rigido e soprattutto molto leggero. Ma una volta capito come è fatto, diciamo, il kayak e come si presenta nella parte superiore, cerchiamo anche di capire, come abbiamo fatto con tutti gli altri kayak, come si presenta nella parte inferiore, perché questo kayak nella parte inferiore è molto interessante. Poi... Allora, scafo molto piatto, però non banale. Quindi a prua vediamo, diciamo, una prua pronunciata a V, che, diciamo, serve per tagliare le onde. E centrale piatto per dare, diciamo, stabilità soprattutto quando si pesca in piedi, e un channel qui a poppa che serve per far defluire l'acqua e convogliare nella parte del timone e comunque dare un pochettino di più di velocità, togliere un po' di acqua sulla poppa. Nella parte centrale vediamo un rinforzo dove si viene, che è collegato praticamente all'innesto per inserire il kit vela o il kit bimini, la scassa del Mirage Drive dei pedali, la scassa per l'eco scandaglio. Montare un eco scandaglio è facilissimo perché c'è il foro passante, quindi andiamo a fissare la sonda sulla piattina, due autosvuotanti che servono anche per inserire il carrellino laggio. Qui c'è la scassa dove passa l'asta del power pole, e come sul Pro Angler, quando andiamo a caricare sul tetto della macchina abbiamo due protezioni che andranno a proteggere lo scafo e fanno da tacchetto quando andiamo ad alzarlo e lo mettiamo sul portapacchi. E poi una cosa che io vorrei fare un commento, una cosa che mi salta subito all'occhio, proprio perché lo scafo è così piatto, ok? Grazie al Mirage Drive, che siamo in grado anche di azionare veramente attaccato al kayak, allo scafo, diciamo che anche da casa capiamo subito tutti quanti che questo scafo ha delle doti di navigazione in meno di un palmo d'acqua. Sì, cioè azionando il Mirage Drive anche con questa andatura potresti andare veramente dove c'è 5 cm d'acqua, una cosa... Senza parole, cioè uno scafo... Cioè, parlando di acque interne, potresti pescare proprio dentro l'erbaio, cioè che... E non rimanerci impigliato. Rigiriamo il kayak e andiamo avanti con la recensione. Allora, di serie viene venduto col Mirage Drive 180, la pagaia in composito, il seggiolino col kit timone e porta borraccia, due rail dove andiamo a collegare tutti gli accessori che vogliamo a destra e a sinistra, due zone di carico con elastico e un inserto dove andare a mettere o il bimini o il kit vela. Allora, option aggiuntivi ci sono gli essenziali, che sono il carrellino laggio, e su questo modello qui secondo me è indispensabile l'H crate, quella cassettina praticamente che si posiziona dietro e dove andiamo a posizionare le canne e la nostra attrezzatura, perché bene sì che non abbiamo un gavone, non ci abbiamo niente, ma la nostra attrezzatura da qualche parte la dobbiamo mettere. Prima, mentre stavamo allestendo questo qua, l'abbiamo montata una. Vogliamo vedere come si presenta sopra? La prendo subito? Prendila subito. Ed eccola qua. Questo è il modello Junior, che secondo noi... Sì, è quella che consiglio, diciamo, per...
sul Lynx, perché se vogliamo, diciamo, continuare la filosofia della leggerezza, della compattezza, così ci metto una cassettina più piccolina anziché della standard. Esatto, mettiamo tutto qua dentro, 4 rod holder per mettere fino a 4 canne e via. Esatto. Ma dopo gli essenziali abbiamo tutta l'accessoristica che serve a noi pescatori per andare a completare questo scafo. Quindi, esatto. Una cosa che piace tantissimo sono gli edge rail, sono le barre che possiamo montare, quella da 21 o le lunghe per farlo diventare tipo un pro angler come linea. Comode per montarci i rotoni, esatto, le camere. Su queste barre poi puoi montare veramente di tutto, perché ci sono i tackle bin che sono i contenitori laterali. Buonissimi. Esatto. Una chicca, abbiamo qui a poppa la predisposizione per andare a montare anche la Micro Anchor Power Pole. Quindi per chi pesca in acque basse, diciamo, diventa veramente un kayak molto interessante, perché pad per stare in piedi, comodissimo, scafo piatto, quindi soffre poco lo scarroccio, power pole a poppa, diventa proprio un'arma interessante il Lynx. Ed anche per l'Hobby Lynx non poteva mancare la prova di carico e scarico sopra l'auto. Abbiamo qui l'auto, fuori camera il kayak. Kayak molto interessante da caricare, perché grazie ai suoi 20 kg rende questo giochino di carico e scarico molto molto facile. Difatti prenderemo il kayak sul carrello. Ecco, come potete vedere, Federico ha tirato praticamente il kayak su di peso. Può fare anche così. Nulla di più facile, dice che si può fare anche così. Il metodo più veloce sicuramente è questo, se no c'è anche il metodo che ho fatto io per tutti gli altri kayak, che è il carrellino, punta in sovrapposizione e si tira su. Per la fase di scarico, ecco, come potete vedere, che è molto semplice, che è esattamente come per gli altri kayak. Lo si punta così, si inserisce il carrellino, lo si blocca e si fa scivolare la punta a sinistra e a destra dell'auto, e ci si va sul posto di pesca, pronti per allestirlo per lo spot in cui stiamo andando. Un gioco da ragazzi, Fede? Beh, non c'è gusto a caricarlo e scaricarlo. Hobby Lynx, il kayak più facile da caricare sul tettino dell'auto. Pronto a salire su questo kayak, Hobby Lynx, un kayak che ha fatto parlare molto di sé negli ultimi anni. Questo modello in particolare è allestito per le competizioni, difatti troviamo diversi accessori. E niente, sono pronto a salirci a bordo, andiamo in acqua e proviamolo. E adesso mettiamo in acqua l'Hobby Lynx. Maniglia e vabbè, non esiste. Il kayak non esiste, è allestito, pronto pesca e non esiste. Cioè, io scendo tranquillo da una discesa abbastanza ripida, in ciabatte, e si fatica praticamente zero. Punta leggermente in acqua, togliamo il carrellino, semplicemente alzandolo. Giochino da ragazzi, così, mano sotto. Si tiene il contrasto del peso, si fa scivolare via. Eccolo qua, siamo pronti. Questo ce lo riprendiamo, lo tiriamo un po' dietro e basta. Lo rimettiamo qui e siamo pronti a partire. Fin dai primi secondi mi ha dato segno di stabilità e sicurezza, anche se è un kayak molto molto particolare, grazie al suo profilo molto fino e alla sua leggerezza. Diciamo che lo spazio a bordo è molto essenziale, nel senso abbiamo tanto spazio, però non ci sono gavoni, proprio per andare ad enfatizzare la leggerezza e lo scopo di questo kayak. Fin dalle prime pedalate è stato molto facile, difatti kayak leggero, fatica nella pedalata pari allo zero. Il kayak prende subito velocità in una maniera impressionante e bastano veramente due pedalate di numero e il kayak è già lanciato, e anche il timone è molto reattivo e
dato il fatto che è molto, un kayak molto leggero, questo gira in un batter d'occhio, proprio in un mezzo secondo inizia subito a girare. Questo è un kayak veramente ben riuscito, particolare ma ben riuscito. Come potete vedere qui ho l'attrezzatura pronto gara con ecoscandaglio Elite FS da 7 pollici e sonda Active Target, una delle sonde più evolute sul mercato adesso per andare a pescare nelle competizioni, e ci fa vedere in tempo live cosa c'è sotto. Allora, iniziamo subito a farvi vedere la velocità, la rapidità nel girare. Adesso giriamo tutto da una parte e questo kayak inizia subito a fare, a girarsi su se stesso. Il diametro del cerchio che questo kayak sta facendo è di circa più o meno 3 metri, quindi veramente in uno spazio piccolissimo, secondo me anche qualcosina in meno. Proviamo a fare anche un 8 e questo veramente in un metro e mezzo ha preso subito acqua al timone e rigira in un men che non si dica. Ora io mi sono fermato e dal nulla accelero ed ecco, sono già partito. Adesso io tiro sulla sonda live per farvi vedere anche la velocità, come taglia bene l'acqua. La forma dello scafo perfetto. Rimettiamo giù la sonda. L'Hobby Lynx durante tutto il test si è rivelato un kayak unico nel suo genere. Gli aggettivi che meglio descrivono questo kayak sono leggerezza, manovrabilità e semplicità. Eh sì, perché grazie alla sua nuova tecnologia di costruzione chiamata A-Stack, a differenza del polietilene ad alta densità, è un materiale solido ma molto leggero, rendendo così il Lynx leggerissimo e di facile gestione. Parlando un po' delle cose che mi hanno impressionato, devo menzionare senza dubbio la sua fenomenale manovrabilità, che catapulta questo scafo ai vertici del marchio Hobby, secondo solo al Pro Angler 360, che grazie appunto al sistema rivoluzionario del Mirage Drive MD360 può letteralmente virare su se stesso. Ma di questo ne parleremo a tempo debito. Le sue dimensioni di 333 cm di lunghezza per 92 cm di larghezza lo rendono praticamente una piattaforma. Stabilissimo e comodo per la pesca, anche se si sta in piedi. Difatti ho pescato tranquillamente stando in piedi, in totale equilibrio, e non ho mai avvertito oscillazioni di instabilità. Uno scafo piatto che lo rendono il re indiscusso in ambienti medio-piccoli o con acque più o meno ferme, come laghi, cave o ambienti lagunari, dove ne eccelle. Di contro però bisogna prestare maggiore attenzione a non lasciare oggetti personali o attrezzature sul deck, perché la mancanza delle sponde potrebbe facilitarne la perdita in acqua. Di conseguenza la H-Create è d'obbligo per riporre al sicuro oggetti personali o l'attrezzatura da pesca stessa. La mancanza delle sponde quindi ci rende più esposti a schizzi d'acqua in caso siamo in acque mosse o poco mosse. Quindi, se sei un amante dell'asciutto, qui sopra dovrai adattarti a questa nuova concezione. Attenzione! Lo scafo è solido e robusto per durare nel tempo, ma non siate troppo sbadati. L'A-Stack soffre le rocce, quindi un uso sbagliato o l'essere sbadato potrebbe danneggiare il fondo, che però è facilmente riparabile con della semplice vetroresina e un po' di manualità. L'essere minimal ne è un pregio, ma se si vuole customizzarlo aggiungendo tutti i suoi accessori, fate attenzione al portafoglio. È facile trovarsi con un conto salato. Alla fine questo Hobby Lynx è un kayak che personalmente aggiungerei molto volentieri al mio garage. È incredibile quanto questo kayak sia agile. Infatti, se vediamo le immagini dal drone, possiamo notare in quanto poco spazio e con quanta rapidità cambia direzione, classificandolo così idoneo per la pesca. Secondo me questo kayak è micidiale in zone con basso fondale, come le lagune. Ve lo immaginate? Due canne, una manciata di esche, la power pole per ancorarci silenziosamente in acqua bassa, una piattaforma da guerra per le spigole in laguna. Se siamo capiti, no? Ora, prima di lasciarvi la pagella finale, vi vorrei invitare ad iscrivervi al canale, perché molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti.
Quindi picchia quel bottoncino rosso in basso a destra e accendi la campanellina delle notifiche, perché nel prossimo video parlerò di uno dei kayak più famosi del marchio Hobby. Non fare l'errore di perdertelo. E niente raga, questo episodio finisce qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!